fa oggi? Che attività ci volevi proporre? Stessi. Ragazzi, oggi si farà qualcosa di fenomenale. Ma dai, che cos'è? Sono curioso. È da ieri che ne parli a scuola. Vado a prendere qualcosina. Tadan! Ecco la sorpresa di cui vi stavo parlando. Quella è proprio una tavola Ouija. Ma sai quanti rischi ci sono nel fare una seduta spiritica? Non hai visto abbastanza film horror per rendertene conto? Ma state zitti, l'ho vista l'altro giorno in un negozio di antiquariato e ho pensato di prenderla, giusto per fare qualcosa di diverso. Se ci accadrà qualcosa, sarà tutta colpa tua. Infatti! Siete due cagasotto! Stessi! Possiamo giocare con voi? Sono solo delle bambine. Bustate via, qui facciamo cose da grandi. Ma noi non sappiamo cosa fare, ci annoiamo. Voi avete qualche idea? Lì vedo che avete un bel gioco da tavola. Potremmo giocarci tutti insieme. Sì, dai, guarda quante scritte sopra. Oggi è una bella giornata per uscire. Perché non andate un po' fuori? Perché vogliamo giocare con voi. Non so se è il vostro genere di gioco, però ora che ci penso, unitevi pure a noi, sarà più divertente. Stacy! Ma sei pazza! Forza, sedetevi pure qui, il gioco comincia. Bene ragazzi, direi che si può cominciare. Oggi evocheremo spiriti. Wow, come nei film horror! Forse è meglio che io vada a casa, mia madre non vorrebbe. Neanche la mia penso vorrebbe, ma lo faccio lo stesso. Trasgressiva per la tua età. Ha preso tutto da me. E adesso mettiamo tutti la mano sulla tavola. No, in questa seduta si può anche fare senza, l'ho letto su internet. Che strano, mai vista una seduta così. Bene, chi vuole parlare per primo con lo spirito? Io. Ciao. Sai dirci come ti chiami? Chissà se risponderà. Stiamo in attesa. No. Ragazzi, ma si è spostata per davvero. Oh mio Dio, qui c'è qualcuno e non vuole dirci il suo nome. Che fico, funziona davvero. Io speravo non funzionasse a dirla tutta. Wow, che emozione. Provo a fare un'altra domanda. Perché non vuoi dirci come ti chiami? Carl, ci ha detto il suo nome. Inizio ad avere paura. Sì, infatti, io mi sto pisciando sotto. Ricky, non dire queste cose. Lo spirito potrebbe arrabbiarsi. No, oh, non volevo prenderti in giro, Se si arrabbia per così poco, io ho paura. Io mi alzo e me ne vado. Non puoi lasciare la seduta se non lo decidiamo tutti insieme. Come sei morto? A, F, ancora F, O, G, A, T, O. Affogato! Sembra proprio un film horror questo. Basta far domande. Direi che abbastanza. Ragazzi, dice no. State zitti. Siamo ancora in tempo per fermarci, ok? Quindi, fermiamoci. Ancora no. V, I, P, R, E, N, D, E, R, O. Ci prenderà, ragazzi, ci prenderà. Era meglio non giocare con voi. Siete solo degli irresponsabili. Siete pure più grandi di noi. Vergogna. Comunque siete voi che vi siete messi a giocare. Stupide. E siamo noi che abbiamo ascoltato Stacy. Stacy, sei tu la stupida. Forse siete voi gli stupidi che non vi siete accorti. Accorti di cosa? Del modo in cui stavo muovendo le gambe. Cioè? C'è un motivo per cui non vi ho fatto mettere le mani sulla tavola. Ero io che stavo muovendo tutto tramite le mie gambe. Cosa? Vedete, è molto facile spostare la matita. Basta alzare un po' la gamba, la tavola si inclina e la matita si sposta. Non pensavo non vi sareste accorti. Eravate troppo presi dall'ansia e dall'emozione. Quindi hai organizzato questa cosa del tavola per imbrogliarci, per ridere di noi. Questo dimostra la vostra stupidità. Stessi, sei una persona terribile. Io mi sono davvero pisciato addosso. Che schifo, Ricky. Ecco, cosa sei sempre detto. Fatti